against the sun or anything. Ladies and gentlemen, I've just completed extremely useful talks with a man who embodies the essential qualities we have in mind when we mention such terms as principle, staunchness, courage, and most important, friend. I refer to the distinguished president of the Italian Republic, Sandro Pertini. President Pertini, in a very real sense, not only symbolizes but indeed helps forge the close ties which bind our two peoples and countries. In our talks this morning, I made a point of reiterating to President Pertini the deep admiration which Americans feel for the constructive and courageous role Italy is increasingly playing on the world stage. Our country, of course, has special reasons for appreciating that role. We applaud Italy's consistently strong support for the Atlantic Alliance. We applaud her decision to participate actively in the search for a Middle East peace. We are deeply moved by the tireless battle she is waging against the scourge of international terrorism, a battle so recently dramatized for us with the heart-lifting liberation of General Dozier by Italian security forces. President Pertini's long and sometimes lonely fight against the evils of totalitarian oppression give him exceptional credentials as a man of integrity and resolution. He was among the first to speak out publicly against Soviet actions in Poland. For this reason, I welcome the chance to share his insights on a number of critical international issues, including the Polish crisis, the continuing Soviet occupation of Afghanistan, and our joint determination to defeat international terrorism, the situation in Central America, and the status of the peace process in the Middle East. It's a great honor to have President Pertini with us, and I look forward to seeing him again when I visit his country in June. Signore e signori, in questi momenti ho avuto dei colloqui estremamente utili con un uomo che personifica le qualità essenziali che noi abbiamo in mente quando parliamo in termini di principio, di fermezza, di coraggio e, forse più importante, amico. Faccio riferimento all'illustre Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Presidente Pertini, nel senso più vero della parola, non soltanto simboleggia, ma anche aiuta a foggiare quei legami così stretti che uniscono i nostri due popoli e le nostre nazioni. Nei nostri colloqui questa mattina io ci ho tenuto a reiterare al Presidente Pertini la profonda ammirazione che gli americani sentiamo per il ruolo così costruttivo e coraggioso che l'Italia sta a svolgere sempre più sullo scenario mondiale. Il nostro paese naturalmente ha dei motivi speciali per apprezzare questo ruolo. Noi accogliamo con entusiasmo l'appoggio così forte e coerente dell'Italia a favore dell'Alleanza Atlantica. Noi ci rallegriamo e applaudiamo la sua decisione di partecipare attivamente nella ricerca della pace nel Medio Oriente. Siamo profondamente commossi dalla battaglia instancabile che l'Italia sta a condurre contro il flagello del terrorismo internazionale, lotta recentemente drammatizzata per noi con quella liberazione così ispiratrice ad opera delle forze di sicurezza dell'Italia. Nei confronti del generale Dozier, naturalmente. Presidente, la lotta così solitaria, delle volte solitaria, così lunga, svolta dal presidente Pertini contro i mali dell'oppressione totalitaria, conferiscono sulla sua persona il credenziale eccezionale come uomo di integrità e di risolutezza. Dopotutto fu egli uno dei primi a pronunciarsi pubblicamente contro
gli interventi sovietici nella Polonia. Per questo motivo io ero entusiasta della possibilità di condividere, di sentire le sue visioni, interpretazioni su tutta una gamma di questioni critiche internazionali, compresa la crisi nella Polonia, la continuata occupazione sovietica dell'Afghanistan e la nostra determinazione, decisione comune di sconfiggere il terrorismo internazionale, la situazione nell'America centrale e l'attuale stato del processo della pace nel Medio Oriente. Per me costituisce un grande onore di poter accogliere il Presidente Pertini nel nostro mezzo e vedo con grande entusiasmo la prospettiva di rivedermi con lui quando visiterò l'Italia nel mese di giugno. Grazie. Sono molto soddisfatto del mio incontro col Presidente Reagan, incontro che desideravo da tempo e che ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. Ero sicuro che ci saremmo subito intesi. Il nostro colloquio è stato improntato a quella cordialità e franchezza che contraddistinguono i rapporti tra i nostri due paesi. Già prima di intraprendere questo viaggio, avevo avuto agio di sottolineare a voi giornalisti quanto sinceramente noi italiani condividiamo con gli altri europei e forse in misura ancora maggiore una viva gratitudine per il determinante aiuto datoci dagli americani nelle due guerre mondiali a difesa dell'indipendenza e della libertà del nostro continente. Quanto intensamente sentiamo la necessità di mantenere vivi i comuni ideali della nostra civiltà occidentale, il culto della libertà, della giustizia sociale, della pace, dei diritti umani e quindi la necessità di coltivare e approfondire la reciproca conoscenza tra le due sponde dell'Atlantico. Ho anche ricordato come fra Italia e Stati Uniti esista poi un altro legame profondo, tanto sentimentale quanto concreto, costituito dalla presenza in America di tanti cittadini di origine italiana. Tutti questi motivi di una solida e duratura intesa fondata su una stessa base ideale abbiamo rievocato il Presidente Reagan ed io nella nostra odierna presa di contatto che sin dal primo momento ha creato tra noi sul piano umano una spontanea corrente di simpatia ed amicizia. Abbiamo inoltre passato in rassegna quegli argomenti politici ed economici più rilevanti nell'attuale momento internazionale che saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte del segretario di Stato Eck e dal ministro degli esteri Colombo. Il nostro amichevole e proficuo scambio di idee potremo proseguirlo quando il presidente Reagan restituirà la visita in giugno a Roma. Sono ora impaziente di continuare i miei contatti diretti con la dinamica realtà americana qui a Washington e nelle mie successive tappe in altre grandi città degli Stati Uniti. Sarò lieto di conoscere da vicino il generoso popolo americano per il quale provo profonda ammirazione e che mi ha commosso per il calore della sua accoglienza. I am very pleased with my meeting with President Reagan, which I've looked forward to for a long time and which has fully met with my expectations. I was certain that we would immediately understand one another. Our talk was characterized by that cordiality and frankness which marked the relationship between our two countries. Even before leaving on this trip, I had had the opportunity to emphasize to you, members of the press, how sincerely we Italians share with the other Europeans, possibly to an even greater degree, the deep appreciation for the decisive help given us by the Americans during the last two world conflicts to defend the independence and liberty of our continent. How deeply we feel the need to keep alive the common ideals of our Western civilization, a love of freedom, of social justice, of peace,
of human rights and therefore the reciprocal understanding between these two shores of the Atlantic. I have also recalled how there exists between Italy and the United States still another deep bond, as sentimental as it is real, that of the presence in America of so many citizens of Italian origin. All these reasons for a strong and lasting understanding based on common ideals have been recalled by President Reagan and me in our meeting today, a meeting which, from the very beginning, has engendered between us a spontaneous flow of friendship. We have also reviewed those political and economic issues most relevant to the current international climate, which will be discussed in depth by Secretary of State Haig and Foreign Minister Colombo. We will be able to continue our warm and fruitful exchange of ideas when President Reagan returns my visit in Rome next June. I'm looking forward to furthering my direct contact with the dynamic American way of life here in Washington and in my successive visits to other great cities in the United States. I will be happy to meet firsthand the generous American people for whom I have deep admiration and who have moved me with the warmth of their welcome. Thank you very much. Yeah, I think let's walk up.